Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo del mese di agosto nel Medioevo. L'iconografia del mese di agosto è molto simile a quella di luglio. Infatti in questo mese proseguono alcune attività agricole del mese precedente. Vi lasciamo il link al video sul mese di luglio qui su nella scheda informativa. In alcuni codici miniati lombardi e toscani si riscontrano due temi per il mese di agosto. Il primo tema è associato alle occupazioni del mondo rurale e illustra la confezione delle botti e i contadini impiegati nella manutenzione della stessa. Queste botti saranno preparate e accoglieranno il vino che si produrrà nel mese successivo. Il secondo tema invece riguarda l'associazione del mese di agosto alla malattia e agli effetti della canicola estiva sulla salute dell'uomo. La sofferenza causata dalla calura e i malanni causati dagli influssi negativi degli astri portarono in periodo medievale a questa associazione, definendo il mese infermizio e che si reggeva ad una stampella. Infatti, in alcuni libri d'ore il tema viene sviluppato ulteriormente, con l'illustrazione di alcune scene di visita di un medico ad un paziente. Il medico, vestito con un'ampia sopravveste rossa che ne contraddistingue la sua condizione professionale, è raffigurato nell'atto di esaminare le urine raccolte in un barattolo di vetro al capezzale del proprio paziente. In un altro libro d'ore, i Torriani invece convergono nella stessa immagine tre differenti scene con diversi temi iconografici legati al mese di agosto. Al centro della composizione, in primo piano, campeggia l'attività della preparazione delle botti ad opera di due contadini che si trovano nel cortile di una casa nobiliare. Nella loggia sopra il cortile invece sono raffigurati quattro personaggi, uno dei quali tiene in mano un bicchiere, si presuppone l'urina di un malato. Questa figura è seduta e abbigliata di rosso ed è dunque definibile come il medico. Invece in basso a sinistra vi è un banchetto, perché anche nel Medioevo ad agosto serve un po' di svago, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Il video di oggi infatti è giunto al termine. Per Aspera ad Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!